Allora, no, io vorrei, poi continuiamo, e vorrei parlare di questo libro, Gli anni Ottanta, guarda che bello, eh? È un libro, tra l'altro, senza Puoi inquadrare. illustrazioni. Sì, guarda, dopo lo do in mano a te così poi facciamo il primo piano. Non ci sono foto, è tutto un racconto, sono gli anni Ottanta, raccontati da Christian Cavaciuti e Massimo Cavozzi, che ringrazio perché, ci hanno omaggiato di questo volume tutto quello che non vi ricordate, eh? Chissà, è una sfida, magari ci ricordiamo molto bene oppure no. Eccoli, eccolo qua, bello il libro degli Bellissimo, anni eh? 80, un nome, una garanzia. Guarda che bello che sta bene anche accanto agli 80, nostalgia nostra. E di questo volume abbiamo realizzato uno speciale che andrà in onda quando vi diciamo martedì 9 aprile. Sì, dopo proprio un anime e una curiosità. Alle 21 su Super Six ci sarà l'appuntamento dedicato a Toriton. E poi questa intervista che ho realizzato proprio con Christian, Bello. dove parleremo di questo libro. Stasera ve ne mandiamo proprio uno Un straccio, eh? Un estratto. estratto piccolino piccolino, intanto che la nostra Mary vi fa vedere il libro, eccolo qui, ce l'andiamo ad ascoltare. Wow. E cari amici di 80 Nostalgia, questo è uno speciale dedicato agli anni 80. Voi direte, beh, 80 Nostalgia, sì, ma quando si dice che anche gli anni 80 sono cultura, beh, questa cultura in questo caso è raccolta tutta in questo libro che tengo in mano in questo momento. Si intitola Gli anni 80 e ne parliamo con l'autore. Eccolo qua, benvenuto, un saluto a Massimo. Gli anni 80 è un libro che si intitola così. Parla degli anni 80, ma in quale sfera, in quale settore? Cioè a 360 gradi o si focalizza come facciamo noi con le sigle e quindi il mondo della televisione? Di quale sfera parla degli anni 80 questo libro? Parla del nostro vissuto, perché io e Christian siamo compagni di lunga data, cioè siamo cresciuti insieme tra elementari e medie, e quindi racconta un po' i nostri anni 80, quindi come li abbiamo vissuti all'epoca. Quindi non è il classico libro wikipedico, diciamo, dove trovate un determinato argomento, magari dove si parla proprio solo della storia, ma qua parliamo anche del nostro vissuto, quindi come si viveva ai tempi, dall'incontrarsi nel paese, alle mode, alla musica, al cinema, però visto sempre con i nostri occhi. Questa è un po' la differenza. Qui però specifichiamo, cioè non è autobiografico, ma comunque è un punto di vista di chi gli anni 80 l'ha vissuti e diciamo il vostro punto di vista. Parliamo dei due autori, quindi Christian Cavaciuti e Massimo Cavozzi. Il nostro vissuto in più con altre penne, perché noi arriviamo a questo libro dopo 6 anni di sito internet, dove abbiamo raccolto più di 3.000 articoli, quindi qua abbiamo messo, diciamo, il meglio, chiaramente con un filologico, quindi magari trovate il capitolo dove parliamo dei video musicali, oppure dove parliamo di Sanremo, o dove parliamo dei giocattoli anni 80, quindi del Natale anni 80, delle estati con Festival Bar e il Jukebox. Insomma, abbiamo cercato di raccogliere i nostri ricordi e mettendoli dentro delle cose magari anche un po' dimenticate, quindi cose che ci ricordiamo tutti come Drive-In, Festival Bar, Super Classifica Show, insomma, gli spettacoli del sabato sera come Fantastico, ma anche delle cose un po' più di nicchia. Diciamo che quello che abbiamo evitato, soprattutto di mettere fotografie. Questo è un libro da leggere. Qualcuno si lamenterà, ma avevamo bisogno di tante pagine, quindi è un libro raccontato. La differenza proprio sta nel racconto. Diciamo che io ho montagne di libri degli anni Ottanta e non volevo la replica di quelli, cioè di cose dove parlavano della Polaroid o del cubo di Rubik, ma non raccontavano magari il contorno dell'oggetto, dell'avvenimento. Allora, se qualcuno lo volesse, lo diciamo dove lo può trovare questo libro? Ora si trova su Amazon, potete anche trovare in vari eventi che iniziamo da questa settimana, vi ci troverete in giro, sul nostro sito troverete un po' tutte le date e per ora nelle librerie indipendenti. Grazie e buona lettura. Grazie.
Grazie a te, grazie, grazie, ragazzi, grazie per questo. Grazie ancora per questo. Eccolo qua. Bellissimissimo, interessantissimo, ricco di ottantitudine in tutte le salse e le forme. Grazie a Cristian Cannacciuti e Massimo Cavozzi. Intervista.